Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di Retrocomputing. Oggi esploreremo due numeri di riviste Olivetti Prodest User per vedere di cosa parlavano gli utenti Prodest nel dicembre del 1986 e nel bimensile dell'aprile-maggio del 1988, un bimensile del 1988 che già indica che i lettori del magazine Olivetti Prodest User erano 4 gatti nel 1988. Dicembre dell'86, Olivetti Prodest User, vediamo di cosa parlavano gli amici 4 gatti che si erano accattati gli Olivetti Prodest. Questa era la rivista per loro. Vediamo un po' di cosa parlavano, andiamo a vedere. Dunque c'era l'editoriale, il sommario e quindi niente di particolare, sicuramente linguaggio e recensioni audio. Qui la prima pagina subito delle lettere e il feedback, la pubblicità del bidone PC 128, la posta, un po' di recensioni software per PC 128S. Vediamo un po'. Poi un tuffo nel PC 128S, un articolo in cui veniva analizzato insieme le varie parti che componevano l'hardware del PC 128S, appunto in cui il computer stava sotto la tastiera e nell'unità centrale non era un'unità centrale, non c'era nulla, c'era soltanto il disk drive e l'alimentatore, e quindi non c'era nemmeno una slot ISA in cui inserire qualche cosa, una macchina chiusa che però sembrava aperta, un'inculata per gli utenti. La grafica del PC 128S, che non era una brutta macchina perché era sostanzialmente un Acorn BBC Master che nell'82, 83, 84, 85, 86 sarebbe andato bene, ma nell'87, quando c'era anche l'Acorn Archimedes, obiettivamente era da manicomio andare a vendere una macchina come il PC 128S incompatibile con tutti, incluso anche con il PC 128. Le stampanti DM90S e DM90 dell'Olivetti per questi due modelli, PC 128 e PC 128S, venivano recensite. Eccole qui, l'altro troiaio praticamente con il registratore a cassetta nell'87. Poi c'era una recensione di altri software che venivano fatti di vario tipo, e poi vediamo un po', ecco, ColorPaint, un programmino per disegnare, qualche libro, qualche altro software sempre relativo a ColorPaint. Era l'anno in cui vendevano le Alpha 33 Station Wagon. Poi i Basic del PC 128, che era anche diverso da quello del PC 128S. Vediamo un po' recensioni di software, c'erano dei giochi, un'agenda, un videogioco Exapion, oh, cos'è questo? Praticamente un classico rivisitato attraverso le capacità grafiche e animazioni del PC 128, interessante i gradi di difficoltà, cos'è? Il Tris Boy, okay. Va bene, messi male proprio. Alcuni esempi di animazione con i vari listati. Torre di Hanoi, un altro programmino in cui veniva fornita il relativo listato, e poi si davano informazioni su da cosa era composto il PC 128. Software house indipendenti, e qui c'erano i prezzi al pubblico. Il PC 128S costava, eccolo qua, 995.000 lire. Qui c'era il software, 40.000 lire, 12.000 lire, 15.000, però diciamo che c'erano poco software, diciamo, in dotazione veniva dato solo un integrato, che era comunque, perlomeno diciamo, si era già produttivi avendoci un word processor, uno spreadsheet e un database, però diciamo che come videogiochi e come anche altri programmi che potevano essere utilizzati, e ce n'erano un po' pochi, nessuno conosceva questa macchina. PC 128 costava 380.000 lire e c'aveva una cassetta. Vediamo un po' cosa c'è. Niente, basta, fine. Aprile e giugno del 1988, Olivetti Prodest User, che era già da anno 2, quindi dopo un anno la rivista era già passata a bimensile perché non c'erano lettori. Andiamo a vedere di cosa parlavano gli amici dell'Olivetti Prodest User in questo secondo anno. Parlavano del PC1, parlavano sempre del PC 128S, parlavano sempre del PC 128, per farsi di cosa dovevano parlare. Andiamo a vedere dunque l'editoriale, dopodiché c'è, eccolo qui, il sommario, la spazio posta, domande flash, sempre spazio posta con i lettori. Parliamo di informatica, dalle origini del computer alle tecniche di programmazione. Ecco, si prende Ariosa, qualcosa dovevano parlare, poverini. Va bene, questa è la rivista. Monocromatiche, i due basic del PC 128, stanno sempre a parlare del PC 128 che dopo 2 anni a cassetta ormai sicuramente era già bollito subito, figuriamoci dopo 2 anni gli utenti con il PC 128 cosa avevano capito. Era un bidone. Veniamo poi, c'è uno spazio al PC1 in cui davano, diciamo, ennesimo tentativo dell'Olivetti di entrare nel mercato dell'home computer con il PC1. Eccolo qui, ci ho fatto già un podcast sopra, quindi all'Olivetti ci avevano l'Archimedes, e invece di vendere l'Archimedes che avrebbe fatto concorrenza all'Amiga 500 vendevano il bidone PC1. Ecco, io ho detto tutto. Andiamo ancora, qui si parla alla scoperta del GV Basic, quindi un po' di pubblicità che non fa mai male, recensioni di software di qualche gioco di carte o qualche gioco di motocicletta, che però non fanno vedere com'è la grafica della motocicletta. Ah, eccole lì, oh in mano, veramente pietosa. Vediamo un po' altre recensioni di giochi. Altre informazioni, riviste di giochi. Cogito ergo sum, una macchina può essere intelligente, parametri e modalità per stabilirlo. Va bene, qui si mirava soprattutto al 9000 perché c'era anche la pubblicità del PC 128S che, se non mi ricordo male, puntava molto su al 9000. PC 128 e la grafica, un altro articolino sopra, su, non è che poi ci fosse molto su queste riviste. Peraltro i manuali, come abbiamo visto, del PC 128 e PC 128S spiegavano già un po'. Il Pascal ISO, cosa viene dopo? Viene nulla, perché l'Olivetti Prodest finì praticamente al cimitero insieme, dopo qualche anno, alla Olivetti. Astrologia cinese, un po' un programmino un po' così, con qualche listato, altri listati per dare qualche cosa agli utenti che erano pochi, e anche come contenuti della rivista non è che ci fosse poi molto, perché le macchine erano povere, erano quelle che erano, e c'era poco di cui parlare. Peraltro gli utenti avevano i manuali che non erano nemmeno proprio orrendi, perché per la programmazione la potevano imparare, bastava studiarci il manuale, e quindi le riviste di cosa dovevano parlare era un problema, perché non c'era software, la grafica era quella che era, cioè modesta. Non c'era sonoro, c'erano le cassette che ormai erano passate, il PC1 non c'aveva dischi drive da 5,25, quindi Di cosa dovevano parlare le riviste dell'Olivetti Prodest? Boh, ecco, abbiamo visto di cosa parlavano, erano listini, prezzi per cercare di vendere delle, diciamo, computer che ormai erano già morti. Niente, basta, fine, ciao, alla prossima.